C'era la pognatomia, buona domenica e oggi rasatura un po' all'italiana, diciamo il 99% a parte della mette. Ci avviciniamo a Natale, insomma, volevo proporre una rasatura un po' italiana. Così. Allora, se vi ricordate, io avevo pubblicato su Facebook una foto di due pennelli Omega. Sintetici, quello bianco, ciuffo bianco, ciuffo nero. L'hanno provato in rasatura il ciuffo nero, qui proviamo oggi il ciuffo bianco, sempre sintetico. Stiamo parlando sempre del High Brush, nuovo modello. Diciamo nuovo modello perché ce n'era un modello che è uscito qualche anno fa, questo è più evoluto. Fatip Gold, che Fatip Tessino Gentile Gold, rende bel rasoio. Peccato che non sia placcato oro, ma l'impressione è la stessa, insomma. Io lo uso soltanto così, una volta ogni tanto, perché non voglio rovinarlo. Però è veramente un bel rasoio. Fatip Gold, che lo armiamo, anzi, prima di aprirlo, con queste lamette che le Royal Stainless Super Steel Blades Royal. Trovate in un negozio qua. Non l'ho mai provato, proviamole. Ogni tanto, quando capita di vedere una lametta che non ho mai, cioè, aprire il pacchetto sarà ovviamente. Porterà via metà del tempo. Allora, come si apre qua? Scusate se sono un po' corto d'osso, ma non riesco ad aprire. Ce l'ho fatta. Eccolo qua, le Royal Super Stainless Steel Blades. Eccole qua. Eccola qua. Allora, rimettiamo a posto la lametta. Adesso possiamo effettivamente aprirla. Consistenza media come rigidezza. Eccola qua. Royal. Adesso apriamo il rasoio e montiamo la lametta sul nostro pettine. Una stainless, quindi una lametta dai tratti probabilmente crudi. Eccola qua. Allora, acqua calda, sapone sempre sull'Omega, Omega, crema da rasatura, shaving cream con olio di eucalipto, grande formato, mi sciacquo il viso un secondo. Ciotola mitica a contini e andiamo a inserire, apriamo qui la linguetta del. Andiamo a inserire una quantità di crema, direi che uno e due, così. Non stiamo a lesinare visto che ce n'è tanta, ecco. Molto forte l'odore di eucalipto, quasi balsamica questa, eh? Invernale, un po' di raffreddori, sono un po' raffreddato, questa magari è balsamica. Allora, pennello umido, sintetico, andiamo a vedere come monta. Omega su Omega, crema Omega e pennello Omega, un po' d'acqua. Già così comunque sta iniziando, insomma, a montare, chiaramente è asciutta. Ecco che adesso si sprigiona il montaggio, ma si vedeva che era una crema semplice da montare. Con un po' d'acqua. Sì, monta molto bene. Potrei aggiungere anche un goccio d'acqua, ma preferisco un montaggio un po' più compatto per evitare di fare troppa aria. Ma guardate già adesso, così, guardate che roba. No? Quindi crema assolutamente adatta al montaggio in ciotola. Ecco
ho salvato al volo un po' di sapone. Si stende molto bene sul viso, devo dire adesso inizio già a commentare, pennello che conferma quelle doti di morbidezza che aveva già dimostrato il suo fratellino cuginetto col ciuffo nero, il Black High Brush. Secondo me, io avevo anche l'High Brush prima versione, questo è superiore. D'altronde la tecnologia, come abbiamo già avuto modo di vedere sui sintetici, sta facendo passi da gigante. E probabilmente la frontiera del futuro sarà questa. Questo è veramente morbido, eh? Lo volete vedere anche voi? Guardate. Molto bene, sciacquiamo le mani. Infatti, armato con, adesso ho già dimenticato il nome della lama, comunque la Ro Royal. Infatti, testina gentile. Che è gentile, ma finché non gli manchi di rispetto. La metta mordicchia, nel senso che è una stylus, si vede proprio, si sente che si vede. Scorre, ma attacca questa barba di 3 giorni e mezzo, mordendo proprio il pelo, eh. Infatti io tendo un po'. Qualcuno mi ha chiesto perché a volte io tendo la pelle, a volte no, perché dipende dalla metta, dipende dal rasoio, dipende dalla situazione. Cioè, se il rasoio scorre bene da solo, non c'è bisogno di tendere un bel niente. Se invece il rasoio è armato magari con una stylus, quindi la lama è efficace e magari un po' meno scorrevole. Una tiratina alla pelle non guasta. Ecco, zona baffi, io alzo sempre il naso per evitare il taglio del capitato già, eh. Tagliarsi un pezzettino di cartilagine. In particolare nella fase di pelo, che adesso è completata. Allora, qui non c'è quasi più niente, cioè rimane ancora sotto nel pelo, ma parliamo di poca roba. Quindi questa lametta dai tratti scorbutici si è dimostrata però molto efficace. Acqua calda, un attimo solo. E secondo giro. Quindi la metta che non ha fatto complimenti, ma ha anche fatto il suo lavoro. Vedete che il secondo montaggio è ancora più
Densa la crema. Guardate com'è questa pennella, guardate che roba. Sciacquiamo le mani. Questo è importante, sciacquare la mano, perché ci deve essere grip col rasoio. Obliquo. Con il nostro Fatib Gentile Gold. Dorato. E adesso tutta l'altra vita, scorre perché ovviamente non c'è più niente, o quasi. La pelle è un tavolo da biliardo. E quindi la lama. Io qui tendo un po' perché voglio proprio andare a prendermi il mio obliquo. Come voi sapete ormai a memoria, per me è praticamente in questa zona il contropelo. E quindi delicata. Bene, bene, contento. Sono contento perché la lama, che in prima passata, come canta, era un po' scorbutica, in seconda si rivela più do dolce e delicata. Facciamo un contropelino, tanto per completezza, visto che leggerissima insaponatura per il nostro contropelo. Una mano. Delicati, tanto non c'è più niente. Avete visto come scorre ormai davvero come un cuscinetto a sfera. È uno strumento di precisione. Eccoci qua. Eccolo qua. Ci siamo. Sciacquato di viso con acqua fredda però adesso, eh. Iniziamo la domenica con una bella sbarbata. Allora, mi pulisco. Allora, piccola recensione, commenti. Fatip Gentile, e beh, non ha bisogno di presentazioni, voglio dire, non, lo conoscete tutti. È un rasoio fatto molto bene, necessita di una mano un minimo allenata, ma insomma, offre una rasatura che, ragazzi,
è assolutamente efficace e confortevole se lo si usa bene. Adesso qui mi ammazza con la meta, no, perché, ecco qua, la meta Royal è una sorpresa perché io ero un po' scettico, non è che avessi letto molto bene di questa lametta Royal, che adesso è andata a finire nel cimitero delle lamette, ecco, cimitero delle lamette della Mule, ormai è un anno e mezzo questo cimitero delle lamette qua, guarda. Io non vorrei mai essere quello che sono tornato nel cassonetto e pensa che ci siano dei soldi dentro, ma scriverò, il giorno che lo butterò scriverò lamette in modo che nessuno si faccia male. No, comunque, questa Royal, io non l'avevo letto benissimo, l'ho visto in un negozio, ma proviamola, tanto per quale costava. Ma devo dire, in prima passata, no? Mordicchiava. E allora ho dovuto un po', come dire, gestirla, un po' tirare la pelle. Seconda, terza passata, però, liscia come l'olio, perché in prima passata aveva ranzato via tutto. Quindi è chiaro che quando non c'è più niente, o c'è poco, è più facile. Quando la pelle si abitua alla lama, è più facile. Questo è lo sto. Intanto dà anche un esempio di come io faccio con i rasoi, semplicemente gli do un'asciugata, l'ho lavata e poi periodicamente, ma non sempre, cioè non tutti i giorni, così è già sono sciacquato e asciugato. E poi ovviamente viene poi riposto dopo essere ancora asciugato da chiuso. Quindi ottimo, come ottima è anche la protezione offerta dalla crema dell'Omega, che all'olio d'eucalipto e monta veramente bene, protegge molto bene il viso, oltre a dare una nota di eucalipto che è molto piacevole, almeno per quanto mi riguarda. E adesso cosa manca? Manca dopo barba. E qui abbiamo un regalo di mia moglie, non per Natale, ma qualche un mese fa, che è fantastico. Lozione dopo barba, dell'Officina Profumo Santa Maria Novella di Firenze, qui alta qualità, alto livello. Contro il fuoco del rasoio, no? Bene, abbiamo il fuoco del rasoio, qui noi abbiamo questa. Guardate che bella confezione, guardate che. Vetiver. Questo è il vetiver. Un vetiver un po' marognolo, ma io trovo eccezionale. Con parsimonia questo. Santa Maria Novella. E questo lenisce il fuoco del rasoio o lo riavviva. No, in realtà non lo ravvive, ma perché noi abbiamo fatto la barba correttamente, quindi guardate che bella confezione, ottimo prodotto. Questa era più la fragranza al vetiver. Ce ne sono varie fragranze, no? Vedete anche il tap molto fatto molto bene, insomma. Alto livello italiano. Va bene, signori, io vi ringrazio. Oggi abbiamo fatto abbastanza in fretta. Anche perché è andato tutto bene. E vi auguro buona domenica. Qualsiasi consiglio, ovviamente, che abbiate da chiedere, io sono a disposizione quando posso. Risponderò anche singolarmente ai messaggi che mi arrivano se, quando possibile. E vi ringrazio e buona barba a tutti.